diverso, credo, un po' dagli stereotipi o da come penso genericamente si percepisce la professione del giornalista e in ogni caso dal modello di giornalismo e dal tipo di carriera che ho fatto io, poi vi dirò più o meno perché, ma in sostanza è chiaro che le tecnologie hanno offerto un flusso di informazioni e di attrattività della notizia e di disponibilità della notizia a larghissime masse sempre più importanti, sempre più larghe di persone, in modo particolare le giovani generazioni. A me piacerebbe fare un esperimento, ma mi vengono i brividi perché immagino quante mani si alzino se vi chiedo quanti di voi comprano un giornale, e quanti di voi lo comprano tutti i giorni. Chi compra un giornale tutti i giorni? Guarda un po', il signore, e soprattutto al di là di chi lo compra, di quelli che se lo trovano in famiglia, quanti lo leggono. Questo non significa che non siate informati, cioè io ho figlie della, più o meno della vostra età, e vedo bene che attraverso internet, Facebook, Twitter e quant'altro le notizie le conoscono e le sanno, e ciò che succede nel mondo spesso lo sanno anche prima ovviamente dei giornali e spesso addirittura anche di noi giornalisti. Io mi ricordo l'anno scorso facevo una lezione alla scuola di giornalismo dello IULM e a un certo punto uno degli studenti disse: professore, vabbè, come si dice così, professore, si è dimesso il Papa. Perché aveva un cellulare acceso e gli è arrivato il Twitter e sembrava una notizia clamorosa, e abbiamo impostato la lezione proprio sull'idea che guardate cosa succede quando arriva in redazione una notizia in diretta che sconvolge completamente la giornata. Però indubbiamente appunto abbiamo fatto il nostro piccolo esperimento artigianale e per dirvi che appunto la professione del giornalismo è cambiata, e sono cambiati i giornali, è cambiato il modo di informarsi, è cambiato quindi anche il modo di fare questo mestiere, e tutta la grande scommessa e anche la grande difficoltà dei giornali oggi. Avrete visto qualcuno forse che anche il Corriere della Sera, storico lenzuolone, ha ridotto il formato, ha ricostruito una grafica diversa, più fatta di appunto di grafici, di schemi, di statistiche, di interattività, sia con la rete che con la televisione, proprio per stimolare la lettura, catturare il nuovo pubblico e offrire un prodotto sia su tablet che su carta ancora interessante. E certamente oggi, rispetto al flusso di notizie che qualunque lettore, qualunque cittadino che in qualche modo diventa a sua volta giornalista ormai, perché in un certo senso il flusso di notizie e di informazione è talmente continuo che anche il telespettatore, il cittadino qualunque, in qualche modo fornisce, oltre a essere utente, di informazioni. Pensate per esempio agli attentati di New York, delle Torri Gemelle, o ancora più recentemente gli attentati alla metropolitana di Londra. I cittadini che si sono trovati in quelle drammatiche situazioni, che addirittura erano qualcuno addirittura prigioniero nei vagoni della metropolitana dopo l'incidente, però col cellulare mandava fotografie, mandava notizie che le televisioni, la BBC, i giornali o i siti mettevano in onda. Pensate a questa tragica vicenda dell'ISIS, no? dei decapitati, cioè sono notizie che fanno il giro del mondo, e quando invece soltanto 10 o 15 o 20 anni fa, o ancora prima, quando appunto io portavo i panettoni, tutto questo non c'era. E quindi questa rivoluzione tecnologica, oltre ad aver cambiato ovviamente la nostra vita, il nostro modo di consumare, di produrre, di anche di offrire servizi e di utilizzare tutto quanto la produzione o
insomma, la vita di tutti i giorni ci può offrire. Noi possiamo fare la spesa col telefonino, possiamo prenotarci un treno, possiamo viaggiare, possiamo fare tutto quello che sapete, possiamo prendere le macchine in città con le applicazioni e tutto, e tutto questo ha sconvolto ovviamente il giornalismo e la storia del giornalismo, che mi pare che sia la materia. E quindi in qualche modo l'abbiamo presa dall'ultimo capitolo, quindi adesso ritorniamo all'inizio della storia. In video standard è arrivato. Sì, sì. Allora ricominciamo dall'inizio. No, adesso non ripetiamo tutto. Dicevo, all'inizio della storia facciamo questa piccola parentesi su questo libro, che non perché l'avevo scritto io, ma perché è veramente una grande storia, una grande storia italiana ed è una grande storia di giornalismo. Io ve la riassumo in poche parole, ma per darvi l'idea di che cosa si tratta e di come penso sia utile farci qualche riflessione, magari leggere qualche pagina. La storia è la storia del fondatore del Corriere della Sera, quindi immaginate, insomma, il Corriere della Sera, primo giornale in Europa, primo giornale d'Italia, grande azienda editoriale, sia pure con grosse difficoltà in questo momento, proprio per le cose che vi dicevo prima. Pensate che lo storico palazzo di via Solferino, che penso che alcuni di voi conoscono, se non altro perché ci andate a passeggiare, immagino, a Brera da queste parti, è stato venduto a un fondo di investimento proprio per pagare i debiti del giornale e soprattutto dell'azienda editoriale. Quindi per dirvi come le cose si sono evolute, ma in ogni caso come immagine e come gruppo e come testata rimane comunque una grande azienda editoriale e anche qualcosa che si sposa ed è dentro nella storia del nostro paese. Cioè il Corriere della Sera, essendo stato fondato nel 1876, ha percorso tutta la storia dall'Unità d'Italia oggi ed è sempre stato il giornale che in qualche modo in cui si è specchiata la società italiana e l'evoluzione stessa della società italiana. Cioè il Corriere della Sera, poi con i suoi anche illustrati, perché tra l'altro il Corriere è stato il primo a introdurre anche l'idea che al quotidiano venisse associato un illustrato settimanale, la famosa domenica del Corriere, che immagino che forse se in qualche cantina dei vostri genitori e dei vostri nonni andate a rovistare, forse qualche copertina della domenica del Corriere con i famosi disegni di Walter Molino li trovate, e questa domenica breve illustrava in modo un pochino più approfondito quello che era la realtà italiana del momento. E il Corriere quindi ha raccontato la grande guerra, la seconda guerra mondiale, l'epoca fascista, la grande industrializzazione e tutto quello che è successo fino ai giorni nostri, il terrorismo, la contestazione studentesca, eccetera. E alcuni di questi fatti, come vi dirò dopo, li ho raccontati anch'io. Il Corriere, dicevo, è stato fondato nel 1876 da un giovane che aveva più o meno la vostra età, ovviamente l'ha fatto qualche anno dopo, ma era un ragazzo che si chiamava Eugenio Torelli Diolier, scritto Diolier perché la mamma era francese, e il fatto di essere nato da un padre avvocato napoletano e da una madre francese gli dette questa fortuna che quelli che non ce l'hanno come voi dovrebbero coltivarsela, perché è una delle chiavi della vita, cioè di essere bilingue. Meglio che voi siate bilingue in inglese, con mamma inglese o mamma cinese, non lo so, insomma, comunque che parliate la seconda lingua sia l'inglese, ma a quei tempi già parlare francese in un mondo che era molto più ristretto era già importante. Questo giovane si arruola con Garibaldi, di cui immagino avrete sentito parlare, e quindi va a combattere con le camicie rosse per l'Unità d'Italia nella zona di Napoli, della Bellinese, e qui a un certo punto
il destino lo porta a incontrare un grande giornalista dell'epoca, uno che faceva il mestiere di giornalismo come si poteva fare nell'Ottocento, e chiaramente solo con la penna e con la posta, e poi cominciava un pochino col telegrafo, e non certo con i cellulari, i satelliti, le cose di oggi, ma questo giornalista, l'eccezione dell'Ottocento, era un personaggio che immagino tutti voi, se non l'hanno letto, almeno l'ho sentito parlare, che si chiamava Alessandro Dumas, cioè l'autore dei Tre Moschettieri, e cose che spero abbiate letto in qualche modo, perché sono francamente pezzi che segnano l'adolescenza e l'infanzia, Conte di Monte Cristo, tutte queste vicende qua. Tra le varie cose, il nostro giornalista, scrittore francese, voleva raccontare al mondo le avventure di Garibaldi, e le raccontava veramente come un'avventura, ma in ogni caso portò sui giornali francesi, quindi sul giornalismo dell'epoca, la storia dei mille, quindi l'avanzata, lo sbarco in Sicilia, tutto quello che immagino sappiate, che noi riassumiamo qua, al punto tale che Garibaldi fu talmente grato a questo scrittore Dumas che lo coprì, lo ricoprì di onori, lo ricoprì anche di soldi, e gli diede una bellissima casa a Napoli dove viveva come un avaro, e i soldi per fondare il giornale che si chiamava L'Indipendente, doveva essere scritto in lingua italiana, doveva essere una specie di specchio che rappresentasse la realtà del paese, e la realtà del paese che stava conquistando l'indipendenza. Dumas ovviamente parlava francese, capiva l'italiano, ma non era in grado di scriverlo, prese questo giovane ragazzo bilingue, come vi dicevo, lo usò un po' come segretario, un po' come traduttore, un po' come amico, perché era un rapporto fra nonno e nipote, di padre aveva passato i 60 anni, lui ne aveva 18-20, dopodiché se lo portò a Parigi, lui, il ragazzo a Parigi, ebbe l'occasione di conoscere giornalisti, editori, insomma un mondo che rispetto alla realtà italiana si stava già modernizzando, perché ad esempio a Parigi erano state create già le prime agenzie di stampa, cioè quei sistemi, quelle organizzazioni giornalistiche che forniscono notizie, spesso con il dono, diciamo, se non dell'esattezza, comunque dell'ufficialità e della credibilità, e che vengono usate anche da altri giornali, quindi diventano un vero servizio alla stampa. Quelle che poi saranno la Reuters, Transpress, l'ANSA e quant'altro, di questo credo abbiate sentito parlare. Comunque entra in questo mondo di giornalismo, conosce anche grandi editori italiani che cominciano ad andare in Francia, dove appunto anche la macchina editoriale, l'industria editoriale, in grande evoluzione, e lì appunto nasce l'idea di fare un giornale. Il giornale viene fondato nella galleria di Emanuele di fianco alla scala, immaginate quell'epoca, in una stanza probabilmente grande, meno della metà di questa, e da 4-5 giovani di belle speranze che non avevano una grande professione, probabilmente neanche un grande avvenire. Uno faceva il segretario comunale a Verona, del municipio di Verona, un altro era un amico d'infanzia, insomma erano veramente quattro amici al bar, se per dirla come la canzone che forse conoscete, la canzone di Gino Paoli, e quindi si inventano questo giornale, che però ha all'epoca una formidabile arma che già con i primi anni se ne vedrà l'efficacia, e cosa che purtroppo oggi c'è sempre meno al giorno d'oggi, cioè il fatto che la grande industria, comunque chi ha i soldi, o per mecenatismo o per anche interesse specifico, crede nella stampa, cioè tutta la stampa della fine Ottocento, del primo Novecento, fino anche al nostro dopoguerra, pensate alla stampa, la stampa di proprietà storicamente della famiglia Agnelli e della Fiat, pensate ai giornali di partito, soprattutto pensate a giornali come il Corriere della Sera e come anche grandi giornali stranieri, è l'industria che crede nella stampa, e quindi la stampa diventa a sua volta un'industria produttiva.
perché anche in quell'epoca è la prima epoca in cui si sviluppa la pubblicità, e non essendoci la televisione, non essendoci ancora la radio, è chiaro che il messaggio pubblicitario sulla stampa diventa una grossa fonte di introiti. E per esempio la Lombardia, che a quell'epoca, dove ci sono molte, molte importanti attività tessili e grandi industriali del settore, credono appunto nella stampa e finanziano questo piccolo giornale ancora molto embrionale. Pensate, il primo numero stampò, vado a memoria, mi pare 6.000 copie, e ci credono, oltre al fatto che nel momento in cui l'unità d'Italia ormai è fatta e il potere politico si è trasferito prima a Firenze capitale e poi dopo la presa di Porta Pia a Roma capitale, già all'epoca si crea in Italia, si evidenzia in Italia una dialettica che in un certo senso è un po' presente anche ai giorni nostri, no? Cioè una dialettica tra nord e sud, tra centro del potere e periferia, tra nord produttivo, industriale, avanzato, proiettato in Europa, e sud centralista, burocratico, che assorbe risorse pubbliche ma non restituisce ai cittadini quei servizi che un paese moderno vorrebbe avere. Problematiche che allora erano infinitamente più drammatiche e più importanti, ma che comunque, come ben sapete, esistono ancora ai giorni nostri. Le ferrovie al nord funzionavano di più e tutto quanto. E quindi un giornale come Corriere della Sera, oltre a essere sviluppato e potenziato anche con risorse di industriali che credono nella nuova industria, diventa a sua volta il giornale, lo specchio del nord produttivo, quindi della grande borghesia italiana che vuole modernizzare il paese nuovo e arrivare e proiettarsi verso l'Europa. Poi ci sarà la guerra e tutto quanto, quindi insomma comunque il libro si ferma poi all'inizio del Novecento, quando il nostro Torelli Joliet muore e consegna idealmente la continuità a un altro giovane di redazione, Albertini, che poi sarà il grande direttore del giornale fino a quando il fascismo si di fatto metterà sotto controllo la testata, obbligando i giornalisti antifascisti e lo stesso Albertini ovviamente a dimettersi, e quindi il Corriere vivrà una sua stagione buia, ma dal punto di vista della storia del giornalismo di cui parliamo altrettanto interessante, perché vi fa vedere come quando il regime si impadronisce o comunque mette sotto controllo la stampa, a sua volta il Corriere diventò in qualche modo lo specchio dell'Italia fascista. E così come, grazie al cielo, con la liberazione e la resistenza, il nuovo Corriere della Sera, così si chiamava, uscì come il giornale dell'Italia democratica, dell'Italia ricostruita, dell'Italia che si avviava alla democrazia, alla modernità. Corriere che fu anche protagonista, sempre stando alla storia del nostro tempo, sempre con un'impostazione, diciamo, di equilibrio e di confronto a più voci della realtà italiana, della realtà politica, degli interessi e della dialettica sociale, però capace di prendere grandi posizioni discriminanti. Ad esempio, quando ci fu il referendum tra Repubblica e Monarchia, il Corriere scelse convintamente la Repubblica. Quando ci fu il referendum sul divorzio, il Corriere scelse di sostenere la legge sul divorzio, come segnale appunto di modernità, certamente rispettando le voci cattoliche e quanti, ovviamente, la Chiesa e il Vaticano erano contro questo cambio di prospettiva.
una impostazione, una società laica, moderna, rispetto a tutti, ma anche il divorzio è un diritto di civiltà. Ecco, io arrivo a questa storia del giornalismo che vi ho sinteticamente raccontato e anche al mio libro, ovviamente in tempi un pochino più recenti, cioè, ho qualche capello bianco, ma sono nato dopo la guerra e vi dicevo, quando ho cominciato, si cominciava in un modo che oggi io dico purtroppo non è più lo stesso, nel senso che il giornalismo era una scuola che si imparava soprattutto con la scuola delle scarpe, quindi bisognava girare, vedere, tornare in redazione, raccontare quello che si era visto, le notizie che si erano riusciti a raccogliere parlando con la gente, parlando con i testimoni, come farebbe un vigile urbano davanti a un incidente o un poliziotto davanti a un delitto. E oggi invece si tende invece a formare un modello di giornalismo che, in cui chi si accosta alla professione sta davanti a un computer, vede il flusso di notizie che arrivano da agenzie e da mille fonti varie e dai siti internet e quant'altro, e su questo si costruisce, sapendo magari, si spera, anche scrivere in italiano correttamente, un articolo, un approfondimento o anche una storia, ma che raramente è direttamente verificata dal giornalista stesso sul campo, se non magari con qualche telefonata o magari confrontando varie fonti, ma non c'è, o comunque si va molto perdendo questa verifica e questo rapporto diretto tra la realtà e il giornalista. Cioè, tra la realtà e il giornalista si sono inseriti moltissimi altri filtri e moltissimi altri passaggi che mettono appunto una certa distanza tra la realtà e il giornalista, al punto tale che qualche volta noi stessi finiamo per raccontare una realtà virtuale. Io, ripeto, dopo aver fatto un po' di anni il cronista a Milano, nella City News, come si dice, cioè la stanza, la redazione che racconta la vita della città fondamentalmente, quindi quanto avveniva nella politica cittadina, nell'urbanistica e anche nella cronaca, nella cosiddetta cronaca nera, poi ho cominciato a fare quello che ovviamente era e credo resti ancora il sogno dei giornalisti e di chi vuol fare questo mestiere, cioè l'inviato speciale. E ho cominciato a raccontare prima la realtà italiana, andando soprattutto al sud, quando raccontando le grandi vicende di cui forse avrete anche sentito parlare, di Vito Dalla Chiesa, l'uccisione di Falcone, di Borsellino, di giudici antimafia, tutti questi fenomeni appunto che tormentano ancora oggi il nostro sud, che non è, cioè, assomiglia alla realtà del commissario Montalbano o dei libri di Camilleri o così, ma insomma in certi momenti è molto peggio, e sicuramente lo era negli anni 80 quando la seguivo io, così come per anni ho fatto l'inviato proprio per il sul mezzogiorno, e stando a Napoli raccontavo quella realtà che, devo dire con grande amarezza, è la stessa o anche peggio di quella che vedete ancora oggi sui giornali. Pensate al rione di cui avrete sentito parlare, il rione di Scampia, che vicino a Napoli, no? Dove praticamente è una città nella città, è un territorio ormai alienato e separato dallo Stato repubblicano, cioè sono territori non senza legge o di fuori legge, come si dice, ma sono territori in cui si sono costruite delle altre leggi, e che sono le leggi appunto dell'illegalità, della camorra. Pensate ai libri di Saviano, pensate a queste, anche al film, credo che qualcuno di voi avrà visto. Ecco, all'epoca io giravo per queste zone e raccontavo appunto questa realtà. Dopodiché ho coronato un altro sogno
giornalistico per certi aspetti anche più ambizioso e interessante, che era quello di uscire dal mio paese, dalla realtà del mio paese, e raccontare il mondo. E le mie prime esperienze sono state, soprattutto avendo studiato al liceo anche il tedesco, nell'Europa dell'Est e in modo particolare in Germania. E devo dire che, a parte l'interesse specifico per queste vicende, sono stato anche molto fortunato, perché mi sono trovato a Berlino quando cadeva il muro, esattamente 25 anni fa, il 9 novembre, quindi credo che voi, tutti voi siete nati, immagino, dopo il muro. Chi è stato a Berlino ha visto una grande, bellissima capitale, ma immaginare che cos'era Berlino con il muro era una cosa mostruosa, terrificante, perché ovviamente sparavano a vista chiunque si fosse avvicinato per oltrepassarlo, le guardie, così, ma al tempo stesso era qualcosa di metafisico e di persino, se volete, paradossalmente di attrazione turistica, perché mentre siamo abituati a immaginare le divisioni del mondo, le divisioni tra paesi o anche le guerre ideologiche, comunque come anche barriere fisiche, no, di confine. Pensate, un muro che divide una stessa città è qualcosa di straordinariamente e grottescamente anche affascinante da vedere, da raccontare, e ovviamente potete immaginare quanto sia stato affascinante essere lì e raccontarne la caduta, cioè la sua distruzione, non tanto e non solo per una decisione politica, ma su come conseguenza di una rivoluzione popolare, cioè di un grande movimento di massa, soprattutto di giovani tra l'altro, quindi molto meno ideologizzati, molto meno controllati, molto più liberi in un certo senso, che hanno abbattuto di fatto il muro anche fisicamente a picconate, perché l'obiettivo fondamentale era appunto la libertà, la possibilità di viaggiare, la possibilità di andare a vedere che cosa c'era dall'altra parte, ma non perché dall'altra parte il mondo fosse invisibile. Questo era poi il paradosso del regime che aveva eretto il muro e che non aveva capito che il mondo stava cambiando, come oggi stentiamo in molti e soprattutto i più anziani a capire che il mondo sta cambiando in un'altra direzione. Cioè tutti vedevano alla televisione come era fatto il mondo, perché è chiaro che nel 1961, quando il muro venne eretto, la televisione era un po' come i nostri primi cellulari, cioè c'era solo in qualche casa, era in bianco e nero, era disturbato, non arrivava dall'altra parte, poteva essere oscurata, eccetera. Ma nel 1989, con i satelliti e l'etere libero, c'era già quasi un embrione, credo, di Berlusconi e delle prime reti di questo tipo. È chiaro che anche dall'altra parte del muro quello che c'era di qua si vedeva, e quindi il confronto diventava drammaticamente stridente, perché tutti vedevano come si ballava a ovest, come ci si vestiva, e questi facevano la fila per un paio di jeans, per una Coca-Cola, anzi la Coca-Cola era quasi una cosa di contrabbando. E quindi quest'ansia di vivere un mondo nuovo, tra l'altro nel caso di Berlino, in particolare non da poco, è che si parlava non di due popoli divisi da chissà quale ragione culturale o etnico-linguistica, ma dello stesso popolo, cioè tedeschi che avevano avuto la sfiga di stare dall'altra parte, insomma, e di non essere riusciti a stare da questa parte. Infatti, tra l'altro, molti erano anche famiglie divise, gente che aveva dei parenti che in qualche misura erano riusciti o ad andare o a fuggire dall'altra parte. La cosa drammatica era che a un certo punto il regime, per allentare la tensione, ha cominciato a lasciare partire della gente e lasciarla partire, quindi voleva dire lasciare attraversare il muro,
però cosa faceva il regime? Faceva passare e partire solo i pensionati, perché i pensionati ovviamente primo la pensione la ricevevano dallo Stato e quindi erano tutto sommato difficilmente sarebbero andati al di là del Nilo per restarci, quindi andavano di là, portavano dei pacchi, delle cose, portavano dei pacchi, tornavano con i pacchi degli amici, dei parenti, con il cioccolato, i giocattoli per i bambini, per i nipotini, eccetera, ma tendenzialmente la stragrande maggioranza tornava a casa, perché dall'altra parte che cosa avrebbe fatto? Quelli che invece non potevano andare erano ovviamente i giovani, cioè le generazioni più preparate, non solo perché avevano un impiego, un lavoro, una famiglia, eccetera, ma anche perché proprio il regime non li lasciava scappare. E quindi raccontare 25 anni fa questa rivoluzione, che poi di fatto non è stato solo la caduta del muro, perché in quei mesi, sull'onda dell'evoluzione dell'Unione Sovietica, quindi della glasnost, della perestroika di Gorbaciov, spero di dire delle cose che poi dobbiamo fare una parentesi su Gorbaciov. Accenni, no? Sì? Una piccola parentesi. No, sì. Beh, insomma, Gorbaciov è stato negli anni Ottanta il nuovo presidente capo del Partito Comunista Russo, e però ebbe l'intuizione, il coraggio anche e la forza, la volontà, tant'è vero che se adesso non voglio dire una bestialità, controllate su internet, ma credo che metterò il premio Nobel. Sì. Cioè capì che il mondo si stava evolvendo, che la società sovietica non era più in grado nemmeno di competere economicamente con gli Stati Uniti, con il mondo occidentale, e soprattutto che la società stava diventando una polveriera pronta ad esplodere, e che quindi allentò tutta una serie di posizioni ideologiche, politiche, soprattutto di controllo sociale, quello che in qualche modo stanno chiedendo oggi i ragazzi di Hong Kong, questo l'avete visto immagino sui telegiornali eccetera, cioè la storia poi è bello studiarla anche perché come vedete si ripete, e quindi oggi abbiamo un partito comunista cinese che controlla un grande popolo di 1,5 miliardi di persone, che certo lascia liberi i cinesi ormai di arricchirsi, di comprarsi la Ferrari, la Mercedes, il cellulare, di venire qui in coda a comprarsi magari le borse di Louis Vuitton, però di fatto il regime è un paese molto controllato, al punto tale che persino le elezioni a Hong Kong vengono pilotate con imposizione di funzionari e di rappresentanti mandati direttamente dal Partito Comunista da Pechino, e appunto i giovani si ribellano. E tutto questo avveniva nell'Unione Sovietica e nel mondo comunista già negli anni Ottanta. E Gorbaciov, a differenza dei dirigenti cinesi, quali peraltro dicono noi non apriamo e non facciamo riforme di questo tipo perché non vogliamo finire come la Russia di Gorbaciov, quindi spappolata e disgregata, cioè la paura dell'instabilità e la disgregazione ha chiaramente frenato i processi di riforme anche in Cina, ma i processi di riforme in Russia avvennero, di fatto tutti i paesi dell'est alleati con Mosca cambiarono regime, oggi l'Ungheria è un paese democratico, la Repubblica Ceca era la Cecoslovacchia, ma si sono separate con un referendum, in ogni caso fanno parte, sono paesi entrati a far parte dell'Unione Europea, e quindi tutto questo ha creato un movimento nuovo. In fondo la crisi dell'Ucraina, che di questo immagino sentite parlare in questi giorni, è un po' il portato di quella situazione precedente, cioè l'Ucraina faceva parte ovviamente del blocco sovietico comunista, entrata nella sfera dell'indipendenza, si è trovata con le centrali missili nucleari in Crimea, che le basi navali in Crimea che appartenevano ancora alla Russia, una parte del popolo ucraino che voleva addirittura entrare subito, che vuole entrare subito in Europa, e una parte, soprattutto la parte orientale, che oltre
ad essere di lingua, di cultura e di origini russe, quindi ovviamente tende di più a rimanere fedele a una sfera russa. Ovviamente poi c'è la politica estera che alimenta tutte queste tensioni, per cui una parte viene più sollecitata a spingere per l'Europa. Putin manda i suoi volontari, i suoi soldati, i suoi servizi segreti a sovvillare l'indipendentismo della parte filorussa, ed ecco la guerra, è quello che vedete in questi giorni. E quindi però quello che succedeva allora è un po' il portato di questa situazione. E infatti la caduta del muro, che vi ripeto, io seguì un po' per il giornale, tra l'altro il mio primo libro è stato proprio uscito con Mondadori sulla riunificazione tedesca. La caduta del muro e tutta questa disgregazione di eventi che vi ho sintetizzato aprì anche grandi speranze, l'idea di un mondo improvvisamente pacificato, quindi di fatto la fine della guerra fredda, come parzialmente è stato, se non altro per quanto riguarda la fine, diciamo, della preoccupazione più grande, quella del confronto nucleare. Però indubbiamente la caduta del muro, la crisi dell'Unione Sovietica e subito dopo la riunificazione tedesca spostò radicalmente veramente una concezione politica e ideale del mondo che probabilmente oggi è la chiave più importante per capire il mondo contemporaneo. Cioè siamo passati da una concezione del mondo in cui la stabilità degli stati e la intangibilità delle frontiere e dei confini era, diciamo, il criterio guida, il criterio base per i rapporti di forza o anche per i rapporti diplomatici o anche per i rapporti di alleanze e di amicizie. Cioè dopo le guerre europee dell'Ottocento, dopo Napoleone, Waterloo e quant'altro, questo trovate in questo libro, il mondo si reggeva su questo, no? Gli stati nazionali e l'intangibilità delle frontiere e il confronto fra blocchi e alleanze, la NATO, il patto di Varsavia, eccetera. E tutto questo con la caduta del muro viene messo drammaticamente in discussione, perché non è più il confronto fra una città e una capitale divisa, ma addirittura diventa la strada che porta alla riunificazione della Germania e quindi all'affermazione di fatto del diritto dei popoli. Diritto dei popoli che diventa il diritto prevalente rispetto al diritto degli stati e al diritto dei confini e quindi alle relazioni fra stati e fra governi. E il diritto dei popoli, detto così, ovviamente è una bella cosa, perché tutta la storia dell'uomo è segnata dal diritto dei popoli, dall'aspirazione all'indipendenza, ad avere una patria, ad avere a trasformare la propria casa o la propria comunità o la propria città, e quindi il paese dove si è nati, le proprie radici, in qualcosa che viene affermato e rispettato da tutti. Ma siccome poi la storia dell'uomo e la storia recente si regge anche su confini, divisioni, eccetera, ecco che tutto questo ha portato a una gigantesca esplosione con conseguenze oggettivamente drammatiche e in molti casi negativi. La prima scintilla, e lì devo dire ci sono stato, ci ho speso una decina d'anni di professione giornalistica, è stata la ex Jugoslavia. Cioè un paese di cui voi avete probabilmente solo sentito parlare, che devo dire in qualche misura funzionava anche piuttosto bene, che si è totalmente disgregata in una guerra civile pazzesca, drammatica, che è durata più di 10 anni, praticamente dal 99-2000 fino a, cioè scusate, dall'89-90 fino al 2000, con la caduta di Milosevic, la guerra del Kosovo, voi credo fosse tutti ancora bambini o giù di lì,
ma forse dell'assedio di Sarajevo avete sentito parlare, forse di qualche libro, qualche film uscito recentemente avrete visto quale allucinante vicenda fu l'assedio di Sarajevo e più in generale la guerra di Bosnia, il massacro di Srebrenica, tutte queste cose di cui avrete immagino sentito parlare, ma la cui scintilla in un certo senso e paradossalmente, drammaticamente, fu una scintilla positiva, cioè il diritto dei croati, dei serbi, dei bosniaci, dei kosovari, eccetera, ad avere una propria nazione, un proprio paese, una propria rappresentanza. È evidente che quando cambiamo i confini e affermiamo i diritti dei popoli scoppia inevitabilmente un'altra tragedia del nostro tempo, cioè che dentro questi popoli ci sono delle minoranze e quando le minoranze vengono o pretendono di avere gli stessi diritti o addirittura vengono calpestate, la Bosnia è stato l'esempio più drammatico del nostro tempo, tutto scoppiò per la decisione di una parte dei bosniaci di indire un referendum su base etnica e religiosa ed è evidente che la parte maggioritaria avrebbe vinto e quindi la parte minoritaria avrebbe perso e quando non ci si mette d'accordo poi si usano le armi e da lì scoppiò la tragedia di Sarajevo e poi la tragedia dei kosovari e poi la guerra dei croati, perché poi quando si affermano i diritti dei popoli e si affermano dei confini, inevitabilmente poi bisogna spartirsi fabbriche, porti, risorse naturali, dighe, fiumi, cioè il diritto diventa anche la suddivisione e la spartizione di cose. Quindi quando anche il giornalismo entra in queste vicende e cerca di raccontarle, io ho raccontato le stragi, le guerre, sono stato a Sarajevo, sono stato in Bosnia tanto tempo, in Croazia, ho raccontato il Kosovo, ho visto cadere Milosevic, sono stato a Srebrenica, sono stato a tutti questi posti diciamo anemi, ma insomma quello che poi diventa importante per un giornale, per un giornalista è non solo raccontare questo con la responsabilità, con quanto avviene, ma anche capire e far capire che cosa c'è dietro queste vicende. Proprio questo aspetto drammatico dei diritti delle minoranze, dei diritti dei popoli che non sempre hanno la loro carica ideale e soprattutto non sempre dietro questa carica ideale c'è anche un ideale di giustizia, un ideale di affermazione come dire, rispettabile e doverosa di un diritto. Cioè, in teoria anche il califfato dei tagliagola e dei tagliatesta di oggi che vedete la televisione, che leggete sui giornali, potremmo paradossalmente configurarlo come un diritto popolare, cioè c'è una certa coesione religiosa della parte sciita, c'è un territorio che idealmente, storicamente, a grandi spanne possiamo configurare come un antico califfato e quindi ecco che con le armi, con le buone e con le cattive, nasce l'idea di ricostruire il califfato islamico. Ecco, ma il mondo civile, il mondo libero, il mondo, la comunità delle nazioni, al di là delle ideologie, dei sistemi diversi, può accettare una cosa del genere? Ecco, questa è una domanda. Altrettanto possiamo chiederci, è giusto certamente combattere e fare in modo che una dittatura magari feroce, sanguinaria e comunque inaccettabile per i diritti dell'uomo e dei cittadini cada, ma quali sono le conseguenze? Cioè, oggi la caduta di Gheddafi ha aperto una guerra civile senza fine in Libia, uno scontro fra tribù, fazioni, perché poi evidentemente la caduta di un dittatore non porta automaticamente alla democrazia, all'indipendenza e la solidità di istituzioni che
su cui si costruisce il futuro di una nazione, ma porta una lacerazione e uno scontro di interessi di ogni genere e tipo, da quelli religiosi, economici o anche quelli meno confessabili come la droga, le armi e quant'altro, e tutto questo non porta a una situazione di assoluta instabilità e anche di propagazione di virus che poi diventano assolutamente incontrollabili. La stessa guerra che sta facendo 100.000 morti in Siria, cioè anche lì può essere nobile e gloriosamente interessante pensare che il regime di Assad cada, ma se poi l'opposizione non è in grado di sostituirlo, ma al contrario è divisa fra islamici, radicali, democratici e laici e un'infinità di minoranze che oltre a combattere la dittatura si combattono fra di loro, il risultato è uno scenario di macerie dove c'è posto per tutto, ed ecco per esempio la nascita, lo sviluppo e la forza del califfato. Dicevo, io ho seguito un po' queste cose, poi siccome avevo esperienze di guerra dell'ex Jugoslavia, mi hanno mandato anche in altri terreni di minoranze e di guerre, come un'altra pagina buia del nostro tempo, che, di cui forse avrete anche qui spero sentito parlare, perché ci hanno fatto pure i film, che è stato il genocidio in Ruanda. E anche lì, a parte le macabre scene di massacri e di cose, quella vicenda, sia pure un po' ormai dimenticata, sono passati più di 20 anni, fu anche questa il portato di un'eredità coloniale, dove le divisioni etniche e culturali di popoli non vennero fatte sulla base rispettosa delle radici della cultura di un popolo e di un paese, ma su base coloniale, quindi come spartizione. Se guardate la carta geografica dell'Africa, per esempio, e anche di pezzi di Medio Oriente, è abbastanza straordinario vedere come, non so, se voi guardate il confine fra l'Italia e la Francia, fra l'Italia e la Germania, vedete una serie delle linee molto, molto frammentate, perché c'è un paesino che entra, una conca, una cosa. Se guardate la carta geografica dell'Africa, i paesi sono tagliati con la riga dritta, no? Perché così vennero tracciati i confini stabiliti dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalle potenze coloniali dell'epoca. Però dentro queste linee rette che dividono i paesi c'erano popoli, paesi, lingue, commerci, tribù, religioni, e tutto questo è purtroppo entrato in conflitto. Poi dopo aver raccontato queste cose come inviato speciale, che tecnicamente l'inviato speciale, non so se è il caso di approfondire anche un minimo questa parentesi, cioè l'inviato speciale è un, io dico e ho sempre sostenuto, è un cronista, non è altro che un cronista, cioè è uno che racconta quello che vede. Che poi lo si racconti come si faceva, spero si faccia ancora, nella propria città, nel proprio ambito, nella propria scuola, e poi lo si vada a fare su un fronte di guerra o su un paese o su un grande avvenimento internazionale, e credo che sia tecnicamente esattamente la stessa cosa, cioè c'è da capire che cosa sta succedendo, e c'è da capire come sta succedendo, e bisogna raccontarlo nel modo più chiaro e più esplicativo possibile a chi ci legge e a chi vuole sapere che cosa sta succedendo o che cosa è accaduto. Quindi andare, come mi è capitato tante volte da giovane giornalista, a raccontare un delitto, un incidente ferroviario, una valanga, una frana, un'inondazione, come per esempio adesso gli inviati che sono a Genova a raccontare i ragazzi che sparano il fango, le inondazioni e quant'altro, o quelli che poi invece accanto a questi racconti, a queste cronache, raccontano
che cosa c'è dietro a questo fatto, quindi vanno a vedere perché la burocrazia, perché i permessi, perché i lavori, perché la politica è stata sempre in ritardo anche rispetto a queste tragedie. Voi vedete sul giornale un mosaico di diversi articoli che danno la dimensione e gli approcci diversi di un fatto, ma andare su un fronte di guerra o su un grande avvenimento significa in fondo fare la stessa cosa. Cioè, io quando ero a Berlino raccontavo e parlavo a quei giovani che passavano per passare il muro, raccontavo la loro vita, raccontavo le loro esperienze, le loro aspirazioni. Quando sei su fronte di guerra racconti la sofferenza, racconti le varie storie o intervisti politici, leader locali, eccetera, cerchi di capire perché una guerra è scoppiata e che cosa sta avvenendo. È evidente che i rischi sono diversi, anche quelli personali, ma questo vuol dire forse un altro capitolo o un'altra parentesi della lezione. Cioè, diciamo che è chiaro che non è la stessa cosa andare a seguire il congresso dei democratici piuttosto che la rifondazione di Forza Italia, è diverso che andare ovviamente a raccontare Sarajevo o altre cose, però questo è un po' il racconto dell'inviato speciale. Le ultime cose più interessanti che mi sono capitate in questa chiave sono state appunto la guerra in Iraq, dove sono stato a Baghdad nel 2003, ho visto la caduta di Saddam Hussein, ho visto quello che stava succedendo, e naturalmente è chiaro che anche se già nel 2003 vivevamo in un'epoca di satelliti e quindi di due modi di raccontare sui giornali un conflitto. Il modo dei giornalisti al seguito delle truppe e quindi il modo anche della televisione che inquadra e racconta quello che i satelliti trasmettono e quindi quello che è possibile vedere di un bombardamento, di un'azione militare, che tante volte, lo vedete anche adesso quando vediamo le azioni degli alleati contro l'ISIS, sembra un videogame, no? Sembra qualcosa che voi vedete anche nelle sale giochi o nelle sale d'aspetto degli aeroporti, se avete la voglia di andare lì a giocare con le macchinine, con le cose, oppure con i flip. Cioè, si vede una roba, una crocina, boom, non si sa. È chiaro che essere lì a raccontarlo diventa diverso, ma quello che diventava interessante stando a Baghdad era questa straordinaria e sottovalutata, ahimè sottovalutata realtà di una gran parte della popolazione che in qualche modo benediceva le bombe, e quindi diventa una contraddizione drammatica del nostro tempo che un popolo che vive in una dimensione di non democrazia e di dittatura in qualche modo benedica le bombe, perché queste bombe portano libertà e democrazia. Chiaramente tutto questo lo si capiva e lo si percepiva nella parte di popolazione contraria o vessata al regime di Saddam Hussein. Non valeva ovviamente per quella parte del popolo e dei militari, dei funzionari eccetera che in realtà nel regime di Saddam Hussein ci stava benissimo. E devo dirti che i primi giorni a Baghdad, prima delle bombe, io stesso ho avuto l'impressione che gli americani non andassero a bombardare né Satana né chissà quale. Cioè, c'erano bar e locali pieni di alcolici, c'era una società, una borghesia che viveva con ville, macchine, Mercedes e quant'altro, c'era chiaramente una popolazione povera e in situazioni anche molto, 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 molto difficili.
difficili, ma non certo più difficili o peggiori di quanto non lo sia adesso, e soprattutto in tutti questi anni di dopoguerra, dove le stragi e gli attentati suicidi hanno sicuramente fatto più morti, più distruzioni, più lutti di quanto non ne abbia fatti la guerra stessa, con il risultato drammatico, e questo appunto è la continuità di un lavoro giornalistico, cioè di seguire la realtà dei fatti quando avvengono, ma poi continuare ad approfondire i fenomeni e cercare di evidenziare. Una parte dell'esercito e della borghesia, diciamo, di Saddam Hussein, dopo la guerra si è sparsa in modo terribile, incontrollati e incontrollabili. Molti soldati, molte armi sono passati ai fanatici del califfato islamico, perché non trovando una ragione di vita e una ragione di nemmeno di sopravvivenza, e avendo anche accumulato rancori, vendette e guai vari, inevitabilmente una parte di questi sono passati con l'estremismo sciita. Il dopoguerra ha impedito una stabilità all'interno delle varie fazioni religiose, soprattutto la grande diffusione del mondo musulmano tra sciiti e sunniti, e quindi un'instabilità permanente. Una parte è fuggita in Siria e quindi ha accumulato alterato gli equilibri anche politici ed economici della Siria ed ecco la crisi della Siria, ma soprattutto quando gli americani hanno deciso di fare la guerra a Baghdad hanno indebolito il fronte che avevano aperto da anni, cioè ovvero l'Afghanistan. Quindi il trasferimento di forze, risorse, energie, mezzi militari eccetera dall'Afghanistan verso l'Iraq, che ha assorbito dopo la caduta di Saddam Hussein un grande sforzo nel tentativo peraltro fallito di stabilizzare il paese, ha agevolato molto di più tutte le vicende afghane dei talebani eccetera, e quindi una recrudescenza del terrorismo internazionale e delle varie e soprattutto delle milizie dei terroristi internazionali, che tra l'altro, altro fenomeno giornalisticamente molto interessante e studiabile, è questo flusso, per fortuna limitato, che dalle varie città, soprattutto dalle periferie di Londra, di Parigi, di New York e anche da qualche periferia italiana, cioè di giovani come voi della vostra età, che una mattina si svegliano e decidono di andare a combattere per il califfato. E ora, al di là del fanatismo, della follia di questa scelta, è qualcosa che avrebbe capita, e per chi ha un po' di anni più di voi, io mi ricordo che in aule come queste, all'università statale, tra 50, 60, quanti siete stamattina, c'era qualcuno con la vostra età che pensava di prendere un mitra e sparare, e così nacquero le Brigate Rosse. Quindi sono fenomeni che in qualche modo vanno percepiti, studiati e raccontati. L'ultima parte della mia esperienza professionale, scusate, non ce la faccio più vedere, se non c'è la pausa non posso sorseggiare, è stata così dopo tutti questi anni di guerre e peregrinare per il mondo, anche per qualche impegno familiare, per così dire, perché sennò tutto questo costava un inevitabile divorzio, sono andato a fare il corrispondente a Parigi, dove vivo tuttora, e chiaramente il lavoro del corrispondente invece diventa una forma di giornalismo completamente diversa, che era poi quella fatta dal nostro Garibaldino di cui parlavamo all'inizio, cioè quando sta a Parigi con Dumas racconta un po' della Francia e la spiega agli italiani. Ecco, il corrispondente non è propriamente un cronista, perché ovviamente è nemmeno un inviato, perché il corrispondente non racconta, come dire, quello che succede giorno per giorno in Francia. Spesso in Francia o in un altro paese dove si fa il corrispondente può avvenire anche qualcosa di
clamorosamente importante, ma è importante solo per i francesi, ma non è strettamente importante o interessante per chi vive in un altro paese. Cioè, io posso essere interessato a, che ne so, a una nuova moda di New York o un nuovo disco di, che ne so, dei Rolling Stones, per citare una roba generazionale, che adesso mi viene in mente qualcuno di coloro che ascoltate oggi, diciamo Gianni Nannini, no, neanche, non è nato zero, non lo so, insomma, un nuovo film, o una nuova vicenda anche politica, ma che diventa interessante quando si presume che il pubblico di un altro paese se ne interessi. Cioè, i giornali francesi a loro volta, no, non raccontano giorno per giorno la politica italiana o un fatto italiano, probabilmente non raccontano neanche l'alluvione di Genova, perché hanno anche la loro alluvione. E anzi, tra l'altro, il mondo e il giornalismo, se ci fate caso, mette una grande distanza dalle cose quanto più è fisica la distanza tra popoli. Cioè, se cade un aereo negli Stati Uniti, è caduto un aereo con 40, 50, 200 persone a bordo nel Dakota, ma se cade un aereo nel Bangladesh, forse la notizia è una colonna, magari sono morti lo stesso. Se c'è un'inondazione a Genova, ovviamente i giornali sono pieni. Se c'è un'inondazione in India o in Cina, succedono tutti i giorni, non ne parliamo neanche, anche se magari poi le tragedie dal punto di vista delle vittime e delle conseguenze sono molto più drammatiche. Quindi, mentre l'inviato speciale in qualche modo prende un binocolo e lo rovescia, no? Cioè, l'inviato speciale è uno che va sul posto e allarga la lente su un fatto che avviene in un'altra parte del mondo. Il corrispondente invece restringe questa lente, perché non racconta quello che sta avvenendo nel posto dove si trova, ma cerca di raccontare una fenomenologia politica, sociale, culturale, economica, che è in realtà un insieme di fatti che si svolgono in un determinato paese. Quindi, dal punto di vista, come dire, della sensibilità individuale e della tecnica professionale, continua a fare il cronista, ma non scrive quello che raccoglie, non so come spiegarlo. Cioè, mette insieme dei fatti che succedono, e poi l'abilità del corrispondente è di spiegare, attraverso l'interpretazione e il collegamento di questi fatti, quello che sta succedendo e che cos'è in quel momento il paese di cui si parla. Cioè, quando io ho anche scritto un libro tempo addietro, quando si affermò e arrivò addirittura alla presidenza un personaggio di cui immagino avrete sentito parlare, se non altro per la moglie, ovvero Sarkozy, consorte Carlo Bruni, quando non è che io andavo a seguire i comizi di Sarkozy o raccontavo giorno per giorno che cosa faceva o dove era andato o le persone che aveva incontrato, come se invece fossi in Italia e facessi il comizio o la campagna elettorale di Renzi piuttosto che il congresso dei democratici, andrei a seguire l'altro giorno. Però era interessante, e poi riportare al pubblico italiano e quindi ai lettori del mio giornale il fenomeno Sarkozy, cioè l'ascesa di un personaggio che lentamente, inesorabilmente stava conquistando i francesi, e infatti sarebbe arrivato alla presidenza della Repubblica. Quando c'è chiaramente il corrispondente, in generale, soprattutto quando i mezzi dei nostri giornali erano più abbondanti, c'era un corrispondente che seguiva l'economia, c'era un corrispondente che seguiva gli spettacoli, la cultura, gli avvenimenti più divertenti, il Festival di Cannes, queste robe qui, e poi c'era il capo dell'ufficio che ero io, e che è soprattutto il corrispondente politico.
che racconta soprattutto la politica di un paese, e nel caso specifico la politica della Francia verso l'Europa, la politica della Francia nel mondo, grandi momenti di decisioni, quando per esempio la Francia si è fatta capofila delle mosse diplomatiche per arrivare a bombardare Gheddafi, eccetera, e certamente non racconta la storia giorno per giorno. È evidente che con i giornali in crisi e ristrettezze di bilancio, esattamente come ci sono sempre meno inviati speciali che vengono mandati sul posto a raccontare quello che succede nel mondo, non solo ci sono sempre meno corrispondenti, ma ci sono magari pool di agenzie che forniscono notizie da un paese che poi qua, con non si sa bene quale esperienza, vengono reinterpretate, ma in ogni caso il corrispondente finisce per essere spesso uno solo che di fatto si occupa di tutto e comunque dei fenomeni più interessanti di un paese. Il corrispondente però, io questo l'ho sempre sostenuto e ho cercato anche di sottrarmi a questa legge, ma purtroppo poi sempre per i mezzi e velocizzazione delle necessità dei giornali questo non avviene, il corrispondente poi finisce per stare spesso nella capitale di un paese, cioè non è che il corrispondente della Francia vive a Lione o a Marsiglia, vive ovviamente a Parigi, e per chi di voi ha viaggiato, immagino, in vari paesi, sapete benissimo che insomma, la capitale rappresenta la parte per il tutto, ma non è il tutto. La capitale spesso è un mondo suo, soprattutto quando parliamo di grandi metropoli, cioè chi va a Londra ha un'idea della Gran Bretagna che non corrisponde certamente nemmeno all'Inghilterra e, come si è visto anche recentemente, nemmeno alla Scozia. Se voi andate a Parigi, immagino molto di voi sia capitato, e vi limitate a vedere i musei, i quartieri turistici, il mare, queste cose, salite sulla Torre Eiffel, benissimo, e poi andate, come me è capitato nella metà degli anni 2000, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Parigi, e entrate in posti dove Gomorra e i bassifondi di Napoli sono c'è la pace di un asilo nido in confronto, cioè posti dove per effetto anche dell'immigrazione di tante vicende sparisce qualunque parvenza di non solo di legalità ma anche di tutto quel luccicare turistico e divertente che immagino abbiate a Parigi. Quindi poi lo sforzo qual è? Quello che il corrispondente in qualche modo riesca almeno in determinati momenti a ritrovare il gusto del cronista e anche la voglia e la capacità di lasciare, come dire, l'ufficio dove spesso si è confinati persino senza riuscire a vedere il Parigi e quindi con il rischio di formarsi un'idea della realtà che è quella della lettura dei giornali che comunque potete trovare anche qua fuori in edicola, perché il corrispondente di un secolo fa non aveva questi strumenti, i giornali non giravano, no? Quindi già il giornale locale o il giornale di un paese era già una fonte preziosa di notizie e di informazioni sul paese stesso, e oggi si è attraversato via Festa del Perdono, è andato in edicola, comprato Liberazione, Figaro, New York Times, voi sapete esattamente cosa sta succedendo in America e in Francia. Non c'è, virgolette, bisogno, chiuse virgolette, del corrispondente che ve la racconti questa realtà. Quindi quello del corrispondente è poi al più alto livello un mestiere giornalistico dove il filtro delle notizie, l'interpretazione delle notizie diventa la chiave fondamentale per rendere un servizio al lettore e per rendere un servizio al giornale, oltre al fatto che poi il corrispondente è anche, lo dico tra virgolette per non essere frainteso, anche una sorta di ambasciatore del proprio paese in quanto interagisce con la società francese.
fin dai tempi del mitico Torelli. Io gli è fondatore del Corriere, in questo momento è un giornalista che è stimolato e per certi aspetti diventa anche piacevole a frequentare il bel mondo di un paese, la società di un paese, gli attori, i politici, i diplomatici, quindi diciamo che ha anche una bellissima vita quella del corrispondente, fino a quando i giornali lo permettono, dopo diventa un inferno. Ma in sostanza questo del corrispondente è uno status anche, come dire, sociale all'interno stesso della società francese, perché poi chi vuole sapere qualcosa dell'Italia lo chiede al corrispondente. Quindi a me capita in Francia di fare e vivere esperienze che in Italia ovviamente non mi capiterebbero, cioè di essere invitato nei telegiornali, nei talk show o alla radio, alla televisione a parlare dell'Italia, che ovviamente non è tecnicamente un lavoro giornalistico quello di parlare dell'Italia, però i francesi quando vogliono sapere qualcosa di una vicenda, di una cosa, chiamano il corrispondente del giornale italiano. Io mi fermerei un attimo, perché abbiamo fatto le 10:15, se ci sono domande oppure chiudiamo qua. Avete fatto una carrellata della storia contemporaneissima attraverso il lavoro di un grande giornalista. Grazie. Domande? Grazie. Il grande giornalista è anche un pendolare.